Chiara De Telepace ci sta seguendo del corso vestito a festa per la festa patronale dei Santi Felice e Fortunato. Noi intanto ci siamo trasferiti all'interno della cattedrale di Santa Maria Assunta, siamo in compagnia con lo storico collega giornalista Sergio Ravagnan, che ci aiuterà così a tracciare anche qualche tratto, qualche pennellata anche storica di questa diocesi. E l'ingresso, appunto, l'abbiamo visto poco fa, abbiamo sentito le parole così di accoglienza da parte della città e quelle di primo saluto del vescovo proprio alla porta Garibaldi o porta Santa Maria, che costituisce un elemento di benvenuto, ma è un piccolo arco di trionfo, anche se umile, ma molto prezioso, considerato molto importante da noi, perché passa sotto l'arco di trionfo soltanto la personalità, o in vita o in morte. E questo passaggio sotto la porta di Santa Maria, detta dei Garibaldi, porta Garibaldi, perché ci passò anche Garibaldi portato a mano, è molto importante, perché rappresenta il possesso della città. Ecco, il vescovo Tessarollo ha fatto il suo saluto alla città in questo luogo storico che un po' tutti quelli che vengono a Chioggia conoscono, ma il saluto vero, il momento di incontro con questa diocesi è stato a Valli di Chioggia. Dovremmo anche avere le immagini, credo, di questo primo contatto con la diocesi. Tra l'altro ricordo che Don Adriano non è venuto molte volte qui in diocesi prima del suo ingresso ufficiale di oggi, e quindi per lui è una realtà anche abbastanza nuova. Ecco, vediamo se la regia riesce a farci vedere le immagini che abbiamo girato di questo primo incontro. Ecco, lo vediamo qui a Valli di Chioggia. Sergio, perché Valli? Che cosa rappresenta? Intanto il nome Valli non è una valle montana come si può pensare, o come poteva pensare all'inizio Tessarollo, il vescovo nostro, certo, ma sono valli da pesca. Anticamente, fino agli inizi di questo secolo, era una valle da pesca, poi è stata interrata con le bonifiche negli anni 30 a uso agricolo, anche perché era una zona abbastanza paludosa e creava anche dei problemi igienici. Ebbene, perché Valli? Valli è una frazione che è venuta un po' alla ribalta, prima era quasi sconosciuta, soltanto dal 66-67, proprio perché è rientrata nell'asse della Nuova Romea, che col terrapieno veniva a recuperare 7-8 km di strada in velocità e si è trovata quindi in quell'asse e è apparsa al mondo, prima nessuno sapeva. Certo. Proprio... Anche perché ricordiamo, tra l'altro, chi pensa a Chioggia, pensa a Sottomarina, pensa al mare, quella sua lunghissima spiaggia splendida, ma conosce poco l'entroterra, questa realtà che è molto particolare, che è fatta di orti, ce n'è ancora qualcuno in realtà, pochi, quegli antichi vecchi orti di Chioggia, e poi appunto questa realtà, dicevo, è diocesi di Padova. No, il confine della nostra diocesi, pur essendo sotto il comune di Chioggia, una frazione di Chioggia, è sotto il comune di Padova, proprio perché è un retaggio storico. Padova ha sempre aspirato ad avere un inserimento in laguna verso il mare, proprio dove, verso la laguna dove c'erano le saline, e questo è stato un enclave, diciamo così, che è rimasto anche storicamente poi. Guarda, tra l'altro io ti fermo perché qui abbiamo anche le immagini dell'incontro successivo, subito dopo Valli di Chioggia, il santuario della Navicella, la Madonna della Navicella. Che è un'altra realtà molto importante per la nostra diocesi, certo, perché si riferisce a un'apparizione miracolosa, molto clamorosa, del 1508, ne parlò Sanudo nei suoi diari veneziani, ma anche Ruzzante nella Piovana, per dire. E una cosa che creò talmente fama di questo fatto di miracoloso, che venne subito dopo eretto anche un grandioso tempio, che fu distrutto però da Napoleone nel 1814 per ragioni militari. Questo attuale è stato il frutto di un voto fatto durante la guerra nel 1 gennaio del 1944. Il vescovo di allora, Ambrosi, disse: se saremo risparmiati dai bombardamenti,
prometto di rielevare ancora una volta, ricostruire il tempio sulle fondamenta. Certo. E dicevo che è uno dei legami che uniscono in qualche maniera Vicenza a Chioggia. Ce n'è uno di carattere geografico che è costituito dal Brenta, dove tra l'altro è nato su quelle sponde, su una terra bagnata dall'acqua del Brenta, è nato proprio Adriano Tessarollo, uno dei 12 figli di questa famiglia. Vediamo allora di conoscerlo in qualche tratto molto rapidamente. Chi è questo sacerdote vicentino nato a Tezze sul Brenta, che è stato molto una figura molto significativa, molto rappresentativa in diocesi di Vicenza, che alla fine di marzo è stato eletto vescovo e oggi vescovo di Chioggia. Sentiamo questo contributo sempre di Giulia Salmaso. Voi, fratello carissimo, adempiere fino alla morte il ministero a noi affidato dagli apostoli, che noi ora trasmettiamo a te mediante l'imposizione delle mani con la grazia dello Spirito Santo? Sì, lo voglio. 63 anni festeggiati da poco, Monsignor Adriano Tessarollo è nato a Tezze sul Brenta, il fiume che per un curioso segno del destino collega il Vicentino a Chioggia, come i martiri Felice e Fortunato, i cui corpi riposano nell'una e nell'altra diocesi. Compiuti gli studi presso i seminari minore e maggiore di Vicenza, Adriano Tessarollo viene ordinato sacerdote il 6 giugno del 1971 nella cattedrale di Vicenza. Nella diocesi iberica ha ricoperto diversi incarichi, come docente in seminario, dove è stato anche preside dello studio teologico, fino a diventare nel 1985 assistente del Consiglio della Federazione dell'Istituto Secolare della Compagnia di Sant'Angela Merici. Ha svolto mansioni di parroco a Montemezzo, Val di Molino e infine San Pietro Apostolo di Schio dal 2007, dove è arrivata la bolla di nomina a vescovo di Chioggia. L'annuncio l'ultimo sabato mattina di fine marzo nella sala del tronetto del Palazzo Vescovile di Vicenza. A leggere la bolla pontificia ai rappresentanti della Chiesa vicentina il vescovo di Vicenza, Monsignor Cesare Nosiglia. Una nomina, ricorda, che avviene a 32 anni da quella di Monsignor Giovanni Sartori, che nel 1977 divenne vescovo di Adria Rovigo e successivamente arcivescovo di Trento. Monsignor Sartori, anche lui arciprete di Schio, fu l'ultimo prete diocesano a diventare vescovo di una diocesi, pur non essendo mancate nomine episcopali di vicentini nell'ambito della diplomazia pontificia e tra religiosi originari della diocesi iberica. Dopo la consacrazione nella cattedrale di Vicenza, il suo ingresso a Chioggia giovedì 11 giugno nella festa dei patroni Felice e Fortunato, dove ad accoglierlo c'è anche il suo predecessore, il trevigiano Angelo Daniele, le cui dimissioni, per raggiunti limiti di età, erano state accettate il 10 gennaio di quest'anno.